Grazie per essere qui con noi nonostante il caldo, l'orario presto, ma vi ringraziamo per il vostro caloroso affetto che ci sta seguendo in questa lunga ed interminabile campagna elettorale. Mi corre l'obbligo, visto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti qui a Cirella, di ripresentarvi velocemente quelli che sono i candidati di questa squadra, e lo faccio partendo da il più anziano, forse la tradizione, l'unico e vero rappresentante delle contrade, Pino Casella. Daniela Marsiglia. Simone Sollazzo. Alessia Ricioppo. Romina Valente. Pierluigi Benvenuto. Sandra Paglionico. Anna Maria De Luca. Antonino Perrotta. Alessandra Raffo. Raffaele Pignataro. Io lo faccio da solo perché oramai vi sto accompagnando in questa meravigliosa, splendida campagna elettorale. Gianbattista Salerno. Ed ora lui, oramai lo conoscete tutti, abbiamo utilizzato tutti i modi per descriverlo, il nostro candidato a sindaco della lista numero 2, Diamante Cirella siamo a voi, Marcello Pascale! È sempre un'emozione affacciarmi per me da questo balcone, perché non si può dire che io abbia conosciuto l'amore in questa piazza, però nell'82, quando arrivai a Diamante con la mia famiglia, iniziai qui a muovere i primi passi, a conoscere le prime persone, a giocare. Ricordo l'Old Town, l'ACI, l'Autostello, la meravigliosa spiaggia di Cirella. Posto ricco di storia, di cultura, di straordinaria bellezza. Ma sono realmente emozionato nell'affacciarmi da qui questa sera, perché personalmente, lo dicevo prima a qualcuno di voi che stava qui in piazza, non ho bisogno di aspettare 5 anni per venire e rendermi conto di quello che c'è a Cirella, per salutare le persone ogni 5 anni. Diamante Cirella, le contrade, sono il nostro paese 365 giorni all'anno. Perché tutti quanti sono bravi a sottolineare questi passaggi durante una campagna elettorale. Stiamo attraversando un periodo difficile, controverso, un periodo nel quale probabilmente, visti i personaggi, la politica ha smarrito il senso del suo ruolo, delle istituzioni, tra la gente, tra i cittadini. La politica è quello strumento importante che serve per cambiare la vita delle donne, la vita degli uomini, per offrire un sogno, una speranza, un futuro soprattutto a tutti quanti noi. Ed io questa sera voglio semplicemente rivolgervi il mio caloroso appello al voto, un appello al voto per questa lista, la lista numero 2, Diamante Cirella siamo voi, per questo sindaco, per questa coalizione che si presenta all'opinione pubblica di questa città con un altissimo desiderio di cambiamento e di qualità del suo progetto, perché vi ribadisco che noi non abbiamo scritto un bel programma, ma abbiamo individuato i punti più importanti sui quali dobbiamo realmente e concretamente lavorare. Purtroppo occasioni come quella di stasera non ce ne sono spesso, ma sicuramente noi lo faremo nei prossimi 5 anni, perché è insieme a voi che abbiamo intenzione di governare, e sono certo che dall'8 luglio lo faremo insieme a voi. Dobbiamo trasmettere un segnale importante,
un segnale che restituisca a voi, a noi, la fiducia nella politica, la fiducia in quelle donne, in quegli uomini che intendono appunto rappresentare con rigore, con coerenza, con trasparenza gli interessi legittimi di una comunità che vuole costruire per davvero il suo futuro. Non c'è e non ci può essere futuro se i destini di una città vengono affidati a coloro i quali, tradendo la propria appartenenza, la propria militanza, cercano collocazioni in altre liste, in altri schieramenti, pur di salvaguardare il proprio ruolo e la propria poltrona. Non è questa la politica, non è questo il messaggio che noi vogliamo lanciare soprattutto ai giovani di questa città. A noi non piacciono i personaggi in cerca d'autore o le prime donne. Questa è una scelta che privilegia gli interessi personali e di parte. E noi, per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra tradizione, rispediamo al mittente anche le provocazioni, le menzogne, le falsità che questi personaggi continuano a raccontare, perché di menzogne e falsità si parla. Oggi leggevo un post, no? Dove ci veniva data la colpa per dei manifesti messi abusivamente su di una parete non data in concessione per pubblicità elettorale, e veniva detto a noi che siamo cattivi. Vergognatevi! Noi vogliamo declinare una politica nuova a tutela dei diritti e nel rispetto della dignità delle persone. Non possiamo svendere la nostra storia di fronte a queste menzogne. È facile salire su un balcone, fare promesse, voli pindarici. È facile, ad esempio, dire che Cirella è abbandonata, che le contrade sono abbandonate e vivono spesso situazioni di disagio inaccettabili. Lo so, tutti noi lo sappiamo, lo vediamo. E non possiamo più permetterlo, ma abbiamo bisogno e abbiamo l'onestà intellettuale per dirvi che le cose comunque non si aggiustano da un giorno all'altro, bisogna programmare. E noi questo lo faremo dall'8 luglio insieme a voi. Fidatevi. Ogni cittadino che vive a Diamante, a Cirella, nelle contrade, ha bisogno di sentirsi più che mai parte attiva di questo paese e non deve più pensare di valere meno di un altro. E non consentiremo a nessuno di offendere il lavoro, il buon lavoro di Marcello Pascale, il lavoro che tutta questa squadra ha intenzione di portare avanti. Oggi noi siamo nelle condizioni di poter eleggere questo sindaco capace, che ha già capito e continua a capire attraverso questa campagna elettorale che cosa fare per questa città. Marcia, vieni qua un attimo, avvicinati, stammi vicino. Tutti noi dobbiamo consentire a lui di prendere in mano il timone di questo comune e portare Diamante, Cirella, le contrade verso il bellissimo futuro che tutti noi ci meritiamo. La politica è una cosa bella e deve essere pulita. Ed allora il 7 luglio prossimo dateci la fiducia, votate la lista numero 2, Diamante e Cirella siamo voi, per Marcello Pascale sindaco. Non rubo altro tempo perché avete bisogno di ascoltare e ascoltarci tutti. E una persona che ha deciso di accettare la sfida di questa competizione elettorale per la sua sensibilità verso le problematiche del sociale e nei confronti delle fasce dei più deboli che la contraddistinguono da sempre. E come recita lo slogan del suo manifesto elettorale, oggi si mette in gioco. A voi, Anna Maria De Luca! Carissimi concittadini, buonasera. Eccoci qua, in questa piazza dove vedo molti volti amici, una presenza concreta che mi dà tanto entusiasmo. Un entusiasmo che mitiga quel po' di tristezza che provo pensando alle pseudo risposte dei nostri avversari politici ai nostri discorsi. Sono senza fondamenta di verità, basate su deduzioni illogiche. E questo è per essere buoni. Invito costoro a riascoltare i nostri interventi elettorali, perché forse qualche passaggio è sfuggito. Voglio pensare ad errori di comprensione, altrimenti
Devo dedurre che alcuni pensano di poter trasformare la campagna elettorale in un'arena, creare spettacolo per sviare. Panem et circenses, dicevano gli antichi romani. Mi sto sbagliando? Spero nell'amor proprio che ognuno dovrebbe avere per sé, che si traduce in quell'aspetto fondamentale della vita che è la dignità umana. Io ho scelto di non accettare provocazioni e se mai ce ne fossero le rispedisco anticipatamente al mittente. Ho scelto di stare dalla parte di chi tenta di costruire, di chi ascolta, di chi ammette di sbagliare e accetta critiche e consigli costruttivi, però ama fare fatti concreti. Quei fatti concreti che nascono da esperienze problematiche vissute e a cui noi cerchiamo di trovare soluzioni. Una soluzione ad un problema urgente che il nostro capolista da buon medico direbbe da codice rosso è dare omogeneità di trattamento alle diverse aree territoriali del paese. Sono ormai tantissimi anni che vivo su questo territorio e quando qualcuno che non mi conosce molto mi chiede dove abito, io rispondo subito a Diamante. Faccio riferimento ad uno status, Diamante con tutto il suo territorio, a cui bisogna assicurare parità di trattamento a tutti i suoi cittadini, sia che abitino in una contrada o che abitino a Cirella o al centro di Diamante. Non devono esserci figli di un dio minore, come diceva qualche sera fa proprio il nostro compagno di squadra Giambattista. Tutti noi crediamo fermamente nelle pari opportunità. Tra l'altro vi dico che avendo vissuto fino a 18 anni circa nella periferia del mio paese di nascita e successivamente in Contrada Cammarotea, poi nel Parco Feudo, fino alla residenza attuale alle porte di Diamante, mi autodefinisco cittadina di periferia, con l'amore per la terra e la natura. Da ciò la certezza delle problematiche di tutti coloro che vivono lontani dal centro del paese. Ma ho anche una maggior certezza, che ogni luogo ha una sua ben precisa identità con caratteristiche uniche che difficilmente si possono riprodurre altrove. E da questo bisogna partire, dalle specificità per valorizzare rimuovendo le criticità. Ma di questo ve ne parlerà un'altra compagna di viaggio. Voglio invece parlarvi ora di altre idee progettuali e di programmi, ricollegandomi al primo intervento, per affrontare le problematiche legate alle fasce deboli, in particolare gli anziani e non solo. Loro rappresentano una fetta consistente della popolazione sia a livello locale che nazionale, lo dicono i dati Istat che ci indicano l'aumento notevole dell'aspettativa di vita. Gli anziani sono una risorsa di memoria ed esperienza di inestimabile valore, che li rendono pienamente idonei a partecipare alla vita pubblica della comunità nei modi più svariati, ad esempio anche col volontariato all'interno delle proprie famiglie. Sul nostro territorio già lo sono, dentro e fuori la famiglia. Purtroppo però col passare del tempo notiamo, e lo notano loro e lo notiamo anche noi, che il loro incedere è lento, risentono biologicamente del passare degli anni. E allora devono sentirsi in colpa a chiedere aiuto quando non sono pienamente autonomi o manca del tutto l'autonomia? Per intenderci, non riescono nelle necessità quotidiane e per questo devono allora provare sensazioni di smarrimento, solitudine o peggio ancora depressione? Accade se pensano di essere di peso. Trovare soluzioni a queste problematiche è compito anche dell'ente comune. E noi nel nostro programma abbiamo scritto alcuni interventi che intendiamo attuare. Lo sportello amico, ad esempio, a cui rivolgersi per qualsiasi necessità, quindi a disposizione soprattutto dei soggetti in età avanzata, ma non solo. E affinché questa risorsa possa essere un aiuto concreto, dovrà coinvolgere, creando una rete, soggetti pubblici e privati del territorio. Istituzioni, volontariato, imprese, enti no profit e offrire un servizio di base gratuito di informazione, orientamento e supporto.
interfaccia con istituzioni socioassistenziali, sanitarie, uffici comunali e sostegno d'altro genere, prevedendo anche ad esempio un call center automatico durante i giorni festivi che risponda almeno alle esigenze basilari del cittadino del nostro territorio e o anche, perché no, all'ospite temporaneo. Interverremo per favorire attività di aggregazione, per ridurre i fenomeni di emarginazione sociale, coinvolgendo sempre associazioni presenti sul territorio. Favoriremo, come ho già detto in precedenza, la costituzione di cooperative sociali di servizio a supporto delle esigenze degli anziani e di altre fasce deboli, supervisionate e controllate dall'ente comune affinché ci sia la corretta ed efficiente erogazione del servizio. Nel quotidiano non solo gli anziani a vivere disagi, anche coloro che soffrono di gravi disabilità vivono insieme ai loro familiari grandissime difficoltà. Addirittura alcuni di loro non vivono la vita, ma quasi la subiscono. E i loro familiari spesso, nel più intimo, vivono momenti di disperazione e si chiedono come sarà dopo di loro, chi si prenderà cura del proprio caro, e vorrebbero certezze. Vi dico dell'ultima legge dello Stato, la 112 del 2016, che sintetizzo per ragioni di tempo. Prevede lo stanziamento di fondi per l'assistenza a coloro che ne hanno grande bisogno e per realizzare progetti come i cosiddetti co-housing, che sono programmi residenziali. Certamente mettere in cantiere progetti del genere non sarà facile, richiederà grandi dosi di tempo, pazienza ed energie, ma noi siamo una squadra volenterosa che non demorde. Ultimamente la Regione Calabria, con una mozione, la 114 del 2018, ha deliberato sulla concreta attuazione di questa legge e ha indicato le modalità per l'accesso e l'assegnazione delle risorse, che prevede l'invio alla Regione per ogni beneficiario di un progetto individualizzato socio-sanitario o socio-assistenziale. Noi vogliamo tracciare le basi affinché si costituiscano sul territorio strutture ricettive di accoglienza e le vogliamo sul nostro territorio per ovvi motivi. Uno, la permanenza nel proprio paese, diciamocelo pure, dove tutti o quasi tutti ci conosciamo, facilita e favorisce un migliore e maggiore approccio con i nostri cari. L'ospitalità e l'accoglienza fornite in queste micro comunità sono sicuramente più controllabili. Un servizio prestato è creazione di lavoro. Ho letto un po' di tempo fa sul Corriere della Sera l'articolo Viaggio nella Calabria in cerca di riscatto, che parla di storie e personaggi del terzo settore che in 2 anni è cresciuto del 5,6%, dove in diverse cittadine, anche del Cosentino, sono state create infrastrutture, comunità, cooperative a sostegno di disabili e fasce deboli del territorio calabrese. Noi vogliamo andare in quella direzione. Il mito dell'eterna giovinezza non può resistere alle ingiurie degli anni, ma non può essere né la vecchiaia né la disabilità un futuro interrotto. Vivere con dignità è un diritto per tutti e ancor di più per loro. Concludo qui il mio intervento dicendovi: insieme, facendo squadra, tanto si può realizzare. Una squadra che non è solo quella intorno a me, ma siete voi, perché senza di voi noi non andiamo da nessuna parte. Solo voi potete darci visibilità. È mandato a rappresentarvi, e come ogni piccola o grande squadra ha il suo pubblico, i suoi tifosi pronti ad esultare e sostenere, così stasera io vi chiedo: sosteneteci il 7 luglio col vostro voto, sostenete la lista numero 2, Diamante Cirella siamo voi. Grazie, buonasera a tutti. Una donna che ha deciso di candidarsi per il suo amore incondizionato nei confronti di Diamante, di Cirella, delle Contrade. Una donna che non si accontenta dell'idea che tanto le cose non possono cambiare. Ha deciso di metterci la faccia con determinazione e coraggio. Sandra Paglionico.
Grazie. Buonasera Cirella. È un piacere essere qui questa sera. Voglio iniziare il mio intervento con leggendo una poesia che descrive Cirella, poche righe logicamente, di una poesia che descrive benissimo Cirella. Poche linde casette, la più alta a due piani, raccolte intorno un'antica chiesetta, nascoste tra il verde argenteo degli annosi ulivi, tra siepi di agavi il cui fior raggiunge qui dimensioni maestose. Un applauso a Franceschino Ritondale, che è riuscito a esprimere in modo perfetto, calzante, questo luogo così riposante, un'oasi di pace. E come siete voi cirellesi, così schietti, sinceri, con ideali seri? Voglio farvi una confidenza. Perché io sono qui? Lo devo ad un uomo saggio, con i capelli bianchi, vecchietto, non si offenda, che è il dottore Sollazzo. Anche a lui, che un giorno mi ha detto una frase bellissima. Anche il non partecipare alla vita politica è una decisione politica. Beh, signori, è così. Ed io ho deciso di partecipare alla vita politica. Ma lui, denigrato, demonizzato, come vogliamo dire, in tutti i modi da chi ha sempre bussato alla sua porta per i voti, per la propria carriera, da chi fino a pochi giorni prima voleva fare il sindaco della nostra lista, ma noi gli andiamo più bene, però prima bussava a toc toc. Lui ha avuto un grande coraggio, che è quello di fare un passo indietro e di lasciare crescere una nuova classe politica, qualcuno che può amministrare in modo più giovane, perché è giusto stare a tempo con i tempi, scusatemi, ho detto due volte la stessa parola, è così. E io vi posso dire ora qui da questo balcone, penso di poter parlare a nome di tutta la mia lista, noi abbiamo uno e un solo candidato sindaco, che è Marcello Pascale. Basta con queste parole, ci avete annoiato, siete retorici, è vero, loro hanno un'arsa oratoria, stanno sempre sui balconi a parlare, sono anni che ci annoiano, sempre con la stessa cosa, basta, noi non vogliamo loro, voi non volete più loro, noi siamo un altro mondo, proprio in modo perfetto. Ora vi voglio parlare di quest'uomo, un uomo a cui voglio dedicare una piccola frase di Pirandello. È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroe si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. Lui lo è. E sapete perché lo è? Perché quest'uomo, dal viso a volte allegro, le figlie dicono spesso burbero, perché le fa passare. Lui che è un uomo vero, sincero, così come lo vedete, questo è Marcello Pascale, buono, ha sempre fatto del bene, perché nella sua natura, non per un voto di scambio, perché lui è buono, quest'uomo è il nostro unico capolista, noi vogliamo solo lui e rifaremo riferimento a lui, come tutti quanti vogliono. Continuiamo. Abbiamo parlato dell'ultimo capolista, va bene. Io vi devo dire pure un'altra cosa, che io non rinnego il mio passato. Scusatemi che... poche cose, ma... sono orgogliosa di quello che ho fatto e di quello che ho vissuto. Ho deciso di cambiare, ma sapete perché? Perché ho capito che non andava bene, che avevo preso la strada sbagliata. E io sono qui volendoci essere, con questa squadra, con questo gruppo meraviglioso. Vi voglio descrivere brevemente solo le mie compagne di viaggio. Una donna di classe, Anna, ben decisa e sicura di sé, che io ho scoperto in questo periodo. Alessandra, schiva, molto riservata, ma professionale e simpatica. Ancora Romina, donna quasi di altri tempi, amante delle sue contrade, che veramente si impegna per noi. Alessia, cosa dire di Alessia? Cirellese doc, sempre pronta a stare con voi, sempre in prima linea Cirella. E poi, Daniela, la mia scoperta, perché descritta male, una ragazza fantastica, schietta, sempre pronta
sta a dire le cose che pensa. Veramente per me l'ha scoperta e sono contenta di averla conosciuta. Queste sono le mie compagne di viaggio. Votateci, votateci, siamo pronti a lavorare per voi, con voi, davvero. Ancora, io vi dico la verità, questa sera sì, programmiamo contenuti, metodi, ma qualche sassolino lo devo togliere, sono stanca. L'altro giorno ho fatto un sogno, mi sono svegliata, improvvisamente, sapete cosa ho pensato? Oh cielo, ma da quanti anni io sto amministrando? Perché sinceramente stavo mandando così tanti messaggi subliminali che io ho pensato di essere la vecchia amministrazione, quindi mentre ero a casa io amministravo, io ero seduta in consiglio comunale e scaldavo quella sedia, non loro! Loro che sono più buoni di me, lo sapete perché? Perché sono capaci di porgere l'altra guancia e sapete perché? Perché noi lì vediamo seduti vicino persone che negli anni noi, perché io ero lì con voi, abbiamo sentito offendersi, ma personalmente qualcuno ho visto anche piangere per delle offese personali importanti e forti. Ma veramente scherziamo? E noi veramente allora a questo punto loro sono buoni, perché io non ce la farei a fare questa cosa. Complimenti a voi che ci siete riusciti. Noi abbiamo deciso di costruire un'altra squadra, una squadra diversa, una squadra fatta di persone vere, lo dico sempre, con alcuni ripetenti. Abbiamo due ripetenti e vabbè, devono studiare un po' di più, ma noi li vogliamo perché li amiamo. E questo ve lo dico col cuore. Detto ancora questo, un altro piccolo sassolino. Sono un medico, Embe, che devo fare? Io quando mi presento, come faccio a presentarmi alla mia natura? Ho studiato tanti anni, non posso dirvi faccio la cuoca, non so cucinare. Lo potrebbe dire la mia amica Elba, che è brava. Io non so cucinare, posso dirvi solo che so fare il medico. Ed è questo non è un senso di superiorità, però mi fa specie quando dall'altra parte la mia cara collega, che è una persona bravissima, Francesca, dice che è un medico, va bene. Ernesto Magorno dice, vuole essere etichettato come senatore onorevole, giustamente, perché il suo ruolo contraddistingue se lì va bene, noi no. Quindi ne usiamo, loro usano due pesi e due misure. Ciò che va bene per loro non va bene per noi. E ancora di più, perdonatemi, è stato detto più volte che la storia naturale di ognuno di noi parla. È vero, la vostra storia parla. Mi dispiace dei video che escono, non li facciamo noi, ma li avete fatti voi, nel senso che in consiglio comunale, a Telediamante, sui balconi, chi ha parlato, le varie dirette che fate, chi ha colpito il suo vicino? Sicuramente non noi. Io non mi sono mai permessa di usare, loro hanno offeso anche personalmente, ora che fanno? Vogliono buttare fango su di noi. Loro che hanno l'ars oratoria, perché fanno solo questo, girano la frittata, noi siamo i cattivi, noi scriviamo i post, ci sono loro sostenitori veramente cattivi ed io sono veramente triste per questo, perché ragazzi, cattivi, scrivono verso di noi, offendendoci, cose cattive, a me dispiace, i social fanno parte della nostra vita, siamo nel 2019, non permettiamo più di chiamarci con determinati epiteti, così come io sono dell'idea che Diamante, Cirella, Le Contrade è un'unica comunità, non permettiamo più di epistrofare come lo straniero, non c'è lo straniero, noi siamo uno e unico, soli. Detto questo, ne ho dette qualcosa, ho detto, volevo ora parlarvi invece di un argomento che mi sta molto a cuore. Avete visto l'altra sera parlare del fiore all'occhiello della nostra progettualità che si basa sul turismo, Borgo Festival. Io, come ho detto prima, sono un medico, anziché vi dico neurologo, essendo un neurologo io mi occupo delle fragilità. Occupandomi della fragilità, la mia attenzione non poteva non essere rivolta a cosa? Al turismo accessibile a tutti, ma non parlo di disabilità solo, io parlo degli anziani con patologie, parlo delle donne in gravidanza, di chi ha intolleranze alimentari, parlo di famiglie con figli piccoli. Noi dobbiamo essere accoglienti. L'accoglienza come si crea? Creando situazioni favorevoli. Il nostro obiettivo è quello di far sì che chiunque entri
a diamante, chiunque venga a diamante abbia le risposte prima di fare le domande. Quindi vogliamo che il nostro ufficio turistico funzioni sia come ufficio che a livello del sito di Diamante. Perché? Perché noi dobbiamo accogliere, dobbiamo avere strade senza barriere architettoniche, dobbiamo abbattere, non ci devono essere barriere culturali, sociali. Chi viene a Diamante deve poter andare a vedere la parte storica bellissima, deve poter fare una passeggiata sul pezzo, speriamo futuro, anche lungomare di Cirella, la scogliera, speriamo di riuscire a fare qualcosa, deve poter andare sulla Diamante Cirella, deve andare al mare, deve avere scivoli, deve avere tutto ciò. Le carrozzine, già qualcosa è stato fatto e noi continueremo a lavorare in questo, perché una vacanza è per tutti. E poi tutto questo cosa porta? Porta benessere, che è il nostro obiettivo, porta soldi, perché in genere il turista è lui che fa, diciamo, un po' di, cioè porta altri turisti, perché dice al vicino di casa, all'amico: ah, vai a Diamante, che è una città che offre tanti servizi, risponde a tutte le nostre necessità e aspettative. Quindi il nostro obiettivo è quello di rendere Diamante, Cirella, le contrade, tutto accessibile a chiunque. Speriamo di riuscire a continuare con la nostra progettualità. Volevo fare un piccolo accenno ora a un nostro figlio che, di cui hanno appena accennato, qualcosa che noi abbiamo pensato, pure questo un po' deriso, che è lo sportello amico. Certo che fa male ad alcuni lo sportello amico, e sapete di che? Perché, perché non è più tempo per far passare un diritto negato come una cortesia. Lo sportello amico, sapete che significato ha? Semplicemente che io cittadino entro al comune e trovo qualcuno che mi dice, senza chiedere nulla in cambio, dove devo andare e cosa devo fare. Un certificato, una carta d'identità, non sono cortesie, sono nostri diritti. Perché io devo trovare il politico sulla scala che mi deve dire vieni, te la faccio fare io? E grazie che dopo diamo, dico, devo votare a casa perché mi ha fatto fare la carta d'identità, ma stiamo scherzando, siamo nel 2019, ancora stiamo dietro a queste banalità? Ancora, sportello amico, va bene. Parliamo di qualsiasi, di qualche altra cosa che a me ha fatto male, e ve lo dico davvero che mi ha fatto male, quando si parla di chi fa le cose disinteressatamente. Amici cari, amici di Cirella, Diamante e Contrade, chi lavora 20 ore al giorno per uno stipendio di 3 ore forse fa le cose disinteressatamente. Chi va a mettere il tubo dell'acqua perché è mandato dal politico del momento per fare, per il voto, a me non interessa, quello non c'è niente di disinteressato. Si è parlato quindi di voto di scambio fatto per la spazzatura, ma tutto quello che avete combinato voi, promesse di posti di lavoro al comune, si girava quei fogli, chi doveva uscire e chi doveva entrare, a qualche noto supermercato, alle accademie. Voto di scambio è quello, non chi fa lavorare qualcuno come l'ha sempre fatto. Gli uffici comunali sono di tutti e io non so questo come lo dovremmo sempre dire, sono dispiaciuta perché stiamo veramente raggiungendo la bassezza più grande, però siamo noi cattivi, ci vedete? Abbiamo volti, io mi alzo la mattina e vado a lavorare a San Giovanni in Fiore, non guadagno 15.000 euro e veramente lavoro per la gente, però io sono cattiva, perdonatemi, non mi piace questo. Se cerchiamo di ritornare veramente in noi, anche perché, e vi prego qua di perdonarmi perché prendo in prestito una frase di Totò, io sono napoletana, cariscione e fessa. Ha aspettato tanto questo momento, una ragazza che è cresciuta tra queste strade, che conosce la storia di questa terra, che la ama, che la vive e la racconta da sempre. Una giovane donna impiegata sin da quando era ragazzina nel sociale e nell'associazionismo e oggi lavora ogni giorno concretamente per migliorare la città.
È stato un piacere conoscerla durante questa campagna elettorale. A voi, Alessia Ricioppo. Buonasera a tutti. Ovviamente io sono molto felice e molto molto emozionata questa sera di essere qui, di poter parlare finalmente affacciandomi su questa piazza in cui sono cresciuta e in cui molti di voi mi hanno visto crescere. Ho pensato molto alle cose da dire perché purtroppo per forza di cose ce n'è stato il tempo. Ho pensato soprattutto alla solita frase che si utilizza durante le campagne elettorali, in particolar modo qui a Cirella. La frase Cirella e Diamante sono la stessa cosa. Beh, io vi dico, sperando che questa mia espressione non sia oggetto delle solite facili strumentalizzazioni, che secondo me non c'è niente di più sbagliato. Diamante, Cirella e le contrade sono tre realtà diverse, di una diversità che come sempre nella vita arricchisce se viene accettata e valorizzata. Ma i cittadini di Diamante, di Cirella e delle contrade hanno bisogno di cose diverse, sono portatori di istanze diverse, hanno esigenze diverse. Basti parlare con chiunque abiti nelle contrade per capire che addirittura anche la realizzazione di importanti opere infrastrutturali, come quella importantissima del porto turistico a Diamante, che anche noi vogliamo, di cui tanto sentiamo parlare, che lotteremo per avere ovviamente, è un'esigenza, tra virgolette, del tutto marginale per persone che ancora non godono di servizi primari come le fognature, l'acqua, l'illuminazione delle strade, la manutenzione delle strade, la pulizia. Sono cose semplici che a questi cittadini mancano e noi non possiamo permettere che ancora oggi vi siano disparità di trattamento tra i servizi offerti in uno stesso comune a cittadini di quel comune. E non possiamo permettere che a questi cittadini venga addirittura chiesto di pagare per un servizio di cui non godono, che magari sarebbero anche felici di pagare se potessero usufruire di qualche servizio in più. È per questo che noi la riteniamo una grande disparità, una disuguaglianza di cui non possiamo oggi tacere. Per queste realtà noi oggi non possiamo che prendere un impegno qui davanti a tutti affinché non ci siano più disparità di trattamento tra servizi offerti tra cittadini dello stesso paese. E quando anche le zone rurali saranno riqualificate, quando anche questi cittadini potranno godere di questi servizi, potremo almeno dire che da questo punto di vista Diamante, Cirella e le contrade sono la stessa cosa. C'è da affrontare però, secondo me, un tema che riguarda tutti i cittadini, un tema che noi abbiamo voluto, un obiettivo che noi abbiamo voluto inserire come primo punto nel nostro programma elettorale, che è quello di favorire il più possibile la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte amministrative, la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita amministrativa. E non soltanto una partecipazione attiva che per noi è fonte di crescita e di sviluppo per l'intera collettività, ma anche un percorso di trasparenza e di semplificazione amministrativa. Trasparenza amministrativa non soltanto nell'accezione storica, ma anche in quella più recente prevista dal legislatore, che riguarda l'accesso civico e generalizzato di tutti i cittadini agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione. Sembrano concetti aleatori, ma in realtà soltanto così i cittadini possono avere delle forme diffuse di controllo su quelli che sono su quello che è l'operato della pubblica amministrazione, su come vengono spesi i soldi pubblici. Vorremmo sicuramente favorire una trasparenza amministrativa, sicuramente tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, così come oggi già si è attuato, ma vorremmo soprattutto favorire la collaborazione tra gli uffici comunali, perché la macchina amministrativa e il potere politico devono lavorare costantemente soltanto ed esclusivamente a favore dei cittadini, che molto spesso si rivolgono all'ente comune e hanno problematiche che riguardano non soltanto un ufficio comunale, ma più unità comunali che devono per forza di cose agire in sinergia tra di loro. Vorremmo predisporre, come alcuni comuni hanno già fatto, un registro per i testamenti biologici, e ci tengo molto, come prevede una legge del 2018, una legge recentissima,
in modo tale che tutti i cittadini possano depositare in questo registro le disposizioni anticipate di testamento e decidere se ricevere o meno i trattamenti sanitari nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, o comunque nominare un fiduciario che possa decidere per loro. Sono solo alcuni esempi, questi che vi ho voluto fare, ma in generale riteniamo che la macchina amministrativa e il potere politico devono agire in sinergia tra di loro. Il senso di unione che noi già abbiamo da subito ritrovato nel nostro gruppo, che proviamo tutti i giorni, va espresso proprio all'interno della casa comunale, inteso come luogo aperto a tutti e in cui si lavora al servizio esclusivo dei cittadini. Ovviamente oggi non posso non parlare di Cirella. Molti di voi già sanno che io sono nata e cresciuta qui, amo moltissimo questo posto, da qui sono partita per i miei studi universitari e qui sono voluta tornare per un senso di appartenenza che mi ha sempre contraddistinta. A Cirella gli obiettivi sono tanti e non mi piace nascondermi dietro un dito, sono più o meno gli obiettivi che dovevano essere già raggiunti. Per cui ovviamente io non mi voglio soffermare su questo e citerò soltanto alcuni, come la panoramica, come la passeggiata Diamante Cirella, come la predisposizione di un piano commerciale finalmente per Cirella affinché Cirella non muoia, come la messa in sicurezza dei bivi autostradali, l'illuminazione dei ruderi, la riqualificazione della zona della Pineta. Quante volte l'abbiamo sentito da questi balconi ed io in mezzo a voi. Per cui non mi soffermerò su questo, perché voglio che la nostra sia un'amministrazione dei fatti e non sono abituata a fare promesse vane. Su una cosa però mi voglio soffermare, a cui tengo molto. Quello che vogliamo più di tutto è che possa svilupparsi una forma di turismo non soltanto legata alle bellezze naturali che abbiamo la fortuna di avere, che sono sotto gli occhi di tutti, ma un turismo di tipo culturale. Perché come voi sapete, per me questo è un tema importantissimo che mi vede impegnata da anni nel sociale, sia in prima persona sia in associazioni del territorio. Cirella ha una sua identità precisa, ha una storia antichissima che è sotto gli occhi di tutti. Per citare qualcuno che mi piace spesso citare, Cirella è una presenza che non va dimenticata e questo è un appello che voglio fare, qualsiasi sia la compagine amministrativa che andrà poi a governare questo paese dopo il 7 luglio. Cirella è una presenza che non va dimenticata. Qualcosa è stato fatto, basti pensare ai marciapiedi per salire nella zona collinare, l'illuminazione della strada stessa, l'ottenimento della servitù di passaggio per poter accedere al mausoleo romano. Qualcosa di importante è stato fatto ovviamente anche con l'attuazione del progetto finanziato dal MIBAC, con cui è stata valorizzata parte della Cirella antica e il Monastero dei Minimi, che saranno gestiti da noi in modo condiviso con chiunque voglia collaborare con la nostra amministrazione e soprattutto cercando di renderli fruibili e visitabili tutto l'anno. Una notizia importante che volevo condividere con voi è che il Ministero ha deciso di inserire in un programma di finanziamento delle bellezze artistiche e architettoniche della Calabria tra 54 interventi anche la messa in sicurezza del mausoleo romano di Cirella, che è la più importante opera funeraria di tutto il Mezzogiorno di epoca romana e alcuni ancora non la conoscono. Il mausoleo romano di Cirella è un'opera importantissima che rischia di crollare da un momento all'altro sulla strada sottostante perché purtroppo, come è stato accertato, subisce una spinta verso il basso e in questo caso avremmo non soltanto una perdita in termini ovviamente storico-culturali, ma anche una probabile perdita in termini di vite umane. Non ci dimentichiamo, nessuno può dimenticare quello che è successo il 13 febbraio 2013 quando è crollato il muro del fortino napoleonico. Molti dicono che io ho sempre fretta e forse ve ne sarete accorti pure voi dal modo in cui parlo. Molti dicono che io ho sempre fretta, faccio le cose di fretta, però da questo punto di vista non potete che darmi ragione, perché qui a Cirella il rischio è di perdere la nostra storia e quindi la nostra identità. Io dico che non ce lo possiamo più permettere.
mi avvio alla conclusione di questa mia... No, volevo anche dire che l'amministrazione comunale ovviamente può fare tanto e può partire da cose semplici. Innanzitutto, perché ce l'ho proprio qui davanti e mi è venuto in mente, si può creare un polo culturale qui all'interno dell'edificio delle scuole elementari di Cirella, con dei laboratori di recupero dell'artigianato, degli spazi espositivi, delle stanze multimediali. E questa non è, ci tengo a sottolinearla, una mia idea, e non è un'idea di chi la spaccia per sua, perché c'è già un progetto che è stato presentato anni fa e protocollato presso il comune di Diamante. Quindi chi parla di polo culturale sta copiando qualcosa che è di altri. Possono realizzare dei laboratori di restauro, perché forse molti di voi sapranno che al primo piano della sovrintendenza qui a Cirella c'è un deposito con molti reperti archeologici che aspettano di essere restaurati e portati alla luce, esposti. Possono essere esposti qui nella cellula museale di Cirella, oppure si può creare un museo permanente presso il convento dei Minimi. L'amministrazione può fare tanto e può partire da cose semplici come il rifacimento della tabellonistica, una mappatura più completa delle zone di maggiore interesse archeologico e storico di Cirella. Si possono dotare questi tabelloni, che oggi sono purtroppo oggetto di atti vandalici o in alcune parti addirittura mancanti, si possono dotare del QR code, di questo codice bidimensionale, per cui tutti, soltanto avvicinando lo smartphone, potrebbero avere tutte le informazioni che desiderano. Com'è possibile farlo? E in parte l'hanno già fatto i ragazzi del servizio civile a Diamante per una mappatura più completa dei murales del centro storico. E a tal proposito si possono creare anche dei percorsi di interesse storico, archeologico e culturale tra Diamante e Cirella, in accordo con associazioni del territorio, con il consorzio degli albergatori, con dei turisti, gruppi di turisti che potrebbero visitare Diamante, Cirella e le contrade in giorni diversi, e con delle persone che potrebbero lavorare in questo settore, perché vedete, noi siamo giovani, ma conosciamo bene il problema occupazionale, e non possiamo pensare che il problema occupazionale possa riguardare solo il turismo nel mese di agosto, perché io non smetterò mai di dirlo e di pensarlo, che di bellezza, di arte e di cultura anche qui si può vivere e si può mangiare. Non smetterò mai di dirlo e di pensarlo che il ritorno economico e la ricchezza possono derivare anche percorrendo altre strade, come quella, secondo me, troppo spesso trascurata, legata alla cultura. Mi avvio alla conclusione, perché poi dovrà parlare il nostro candidato a sindaco, ma volevo condividere con voi alcuni pensieri, alcune riflessioni personali sulle cose che sono state dette in questi mesi e che mi riguardano personalmente, visto che questo è la mia prima occasione di parlare in un comizio elettorale. Voglio anticipare qualcuno innanzitutto e dire che qui a Cirella ha parlato una dei nipoti stasera. Perché vedete, io che prima ero trasparente per i grandi politici diamantesi, ora esisto, ma non esisto con un nome o cognome, esisto in quanto parente di qualcuno. Questo enfatizzare i rapporti di parentela fa parte solo di un progetto denigratorio, mi pare evidente. Questo enfatizzare i rapporti di parentela fa parte di un progetto chiaro, preciso ed evidente, volto a screditare le nostre persone, a sminuire i nostri caratteri. Io voglio pensare che lo stanno facendo perché non ci conoscono abbastanza. Questo accade perché non sanno cosa dire e soprattutto perché non se ne fanno una ragione. Non si fanno una ragione del fatto che noi, la maggior parte di noi, non avendo ancora una storia politica in questo paese, siamo per questo motivo inattaccabili. Ebbene, se io avrò o non avrò una storia politica in questo paese, lo deciderete voi, liberamente, come è sempre stato, il 7 luglio nella cabina elettorale con la matita in mano. Ma se anche non dovessi avere, com'è possibile? Se anche non dovessi avere, com'è possibile, una storia politica in questo paese, ho sicuramente una storia personale, un carattere, una dignità e una sola faccia, che è questa, che è sempre stata questa e che continuerà ad essere questa anche dopo il 7 luglio. Non penso che dall'altra parte possano dire la stessa cosa.
La nostra presenza qui non è una presenza per distruggere, ma per costruire. Non è... non è una presenza contro qualcuno o qualcosa. Noi non costruiamo liste a tavolino fomentati dall'astio nei confronti di qualcuno che non fa neanche parte di questa competizione elettorale, perché se ci fate caso parlano sempre di persone che non siamo noi. Noi siamo qui semplicemente perché abbiamo accettato la sfida di metterci in gioco. Abbiamo accettato la sfida di contribuire a migliorare le cose e non abbiamo tolto niente a nessuno, perché tutti, volendo, possono mettersi in gioco e contribuire a creare un percorso di crescita per questo paese. Ma forse per qualcuno è meglio stare nell'angolo a criticare che metterci la faccia. E a conclusione del mio discorso, considerato che io amo Cirella e amo la gente di Cirella, chi mi conosce lo sa, io non vi dirò, perché non voglio offendere nessuno, di votare liberamente. Non vi dirò di votare liberamente, perché nel modo in cui viene detto qui a Cirella è un'offesa nei confronti dell'intelligenza delle persone. Non vi dirò di votare liberamente, perché dire ad una persona di votare liberamente significa offendere la sua intelligenza. Io non vedo catene, non vedo fucili spianati in questa piazza. Non vi dirò di votare liberamente perché non voglio offendere appunto l'intelligenza di nessuno. Ma vi dirò comunque di votare, e spero che voi possiate riflettere su questo nella cabina elettorale, tenendo bene a mente una cosa, che evidentemente il meglio che alcuni potevano offrire nell'amministrare questo paese l'hanno già espresso, perché l'hanno già fatto. Ma il meglio che è qui, che è da questa parte, il meglio che molti di noi per la prima volta vi stiamo proponendo, ancora non è stato espresso. Merita di essere espresso e potrà essere espresso soltanto se anche voi accetterete il rischio di scommettere su qualcosa di nuovo, perché io non ho paura di ciò che è nuovo, ma ho paura di rimanere quello che siamo. E se anche voi accetterete questo rischio, se anche voi vorrete sposare la nostra coerenza, vorrete appoggiare la nostra lista, il vostro coraggio sarà la nostra forza nell'amministrare questo paese, perché Diamante, Cirella e le Contrade meritano il meglio. Grazie. Questa sera comincio ad avere un po' di problemi per chiudere questo comizio elettorale. Terry, non me ne volere. Qualcuno mi dice di non urlare, perché è da, come si dice, villaggi turistici. Però, ma da fa sfugare, come si dice nel paese, un po' questa cosa. E ve l'ho presentato prima. Adesso sarà lui a riscaldare i vostri cuori, i nostri cuori, questa piazza. Il vostro, il nostro, unico sindaco Marcello Pascale! Inizio col salutare in modo caloroso. Buonasera a tutti voi stranieri in patria, a tutti voi che, anche se non lo sapete, vivete fuori dalla nostra nazione. Questo è almeno quello che dice Ernesto Magorno, che vuole la pacificazione sociale, però vi considera stranieri. E questa sera, per non sbagliare, io ho portato il passaporto, perché voglia mai che tra la gente c'è qualcuno che mi condanna per immigrazione clandestina, o in questo caso emigrazione clandestina. Ci stiamo avviando verso la farneticazione politica più totale, per cercare di accaparrarci qualche voto. Quegli stessi voti che nel 2007, i vostri voti che nel 2007 e nel 2014
hanno permesso a Ernesto Vagorno di fare il sindaco anche di questa parte del nostro paese. Nel 2009 gli hanno permesso di fare il consigliere provinciale. In tutti questi anni, con tutte le varie primarie del partito politico, gli hanno permesso di intraprendere una strada politica che altrimenti non avrebbe intrapreso. E il ringraziamento qual è? Che vi considera stranieri. Questa è una follia. È una follia le cose che sento. Mi avvio subito a chiarire alcune cose, perché come dico spesso, noi siamo persone per bene, ma non siamo fessi, per cui anche se noi rifuggiamo dalla rissa politica, dalla rissa verbale, anche se rifuggiamo dalle offese, anche se non adottiamo dei comportamenti offensivi, siamo però pronti e sappiamo anche affrontarli queste cose, e non permettiamo a nessun senatore o no, deputato o no, di venire a prevaricare quello che è la nostra dignità, quello che è la nostra volontà, quello che siamo noi. Non lo permettiamo a nessuno. Comincio subito facendo riferimento alla passata amministrazione. Un'amministrazione, quella passata, che è stata ampiamente vivisezionata. Perché è stata vivisezionata? È stata vivisezionata perché quando parlano non sanno quello che dicono. C'è qualcuno che piglia il microfono e dice: questa è stata la peggiore amministrazione degli ultimi 30 anni. Poi qualcuno glielo dice o si fa i calcoli e dice: ma io forse non ero neanche nato 30 anni fa. Allora nella volta successiva dice: questa è stata la peggiore, i peggiori 5 anni di amministrazione di questo paese. Poi però prende il microfono un altro compagno di viaggio che, avendo amministrato in questi 5 anni e anche con ruoli importanti, comincia a dire che no, non sono i 5 anni, forse sono gli ultimi 2, l'ultimo anno, gli ultimi 6 mesi, non abbiamo capito bene. Non è finito, perché poi piglia al microfono un altro componente che invece si è fatto gli ultimi mesi in maggioranza e dice: no, era prima che non andava bene, alla fine è andato bene, siete in confusione. Bravo. Questa è la verità, che siete in confusione. Vogliamo dire allora perché ci sono stati problemi nell'ultima amministrazione? Lo diciamo, diciamolo in italiano. I problemi si sono avuti innanzitutto perché l'ultima esperienza amministrativa è finita non per problemi amministrativi, ma quando, caro Ernesto, sei riuscito a trovare un accordo, non so bene di che tipo, con il tuo peggior nemico politico di sempre, che è Savanese. E non voglio entrare nella polemica di qual è l'accordo, se politico, personale, di famiglia, non mi interessa. Perché ogni cittadino e ogni persona si è fatta la sua valutazione e il cittadino non è fesso. Quindi quello che voglio invece dire io è capire e dire a voi che cosa è successo dopo quel gesto scellerato in cui i 7 consiglieri hanno mandato, sfiduciato il sindaco e mandato a casa l'amministrazione. Si è bloccata l'operazione Porto. Quando eravamo arrivati a, non dico al termine, ma almeno a far scoprire le carte alla regione, a dire che cosa c'era,
combinazione siamo stati sfiduciati e siamo andati a casa. Vogliamo vedere che cos'altro è successo. Un paese difficile da gestire, tanto più in un momento delicato qual è quello in cui ci si appresta a iniziare la stagione estiva, che è appunto da l'arrivo dell'estate crea e moltiplica i problemi, con tutti i problemi che ne sono conseguiti sulla raccolta dei rifiuti, sul taglio dell'erba, sulla bitumazione delle strade, tutte ritardate, tutte rallentate da questo regalo che tu in primis ci hai fatto e gli altri poi. Ma l'avete fatto questo regalo alla comunità, il dispetto non l'avete fatto all'amministrazione, l'avete fatto alla gente, l'avete fatto a Diamante, l'avete fatto a Cirelle e alle Contrade, non all'amministrazione. Vogliamo dire la verità? E diciamola la verità. Diciamolo con nome e cognome. Bravo! La verità. Se noi facciamo noi. Perché se tu, Ernesto, non hai scheletri nell'armadio, io oltre a non avere scheletri, non ho neanche gli armadi. Bravo! Bravo! Ornella. Hai chiesto perché dal balcone, hai chiesto perché Pierluigi non ha detto i motivi dei litigi all'interno dell'amministrazione. Non li ha detti, te li dico io che non ho problemi e non devo dar conto a niente e a nessuno. Bravo, vai, vina. I litigi ci sono stati perché quando Ernesto Magorno 5 anni fa ha contribuito, o come dice, gli piace di più dire, quando ha individuato in Gaetano Sollazzo il candidato sindaco dei 5 anni futuri, ha pensato di poter gestire da Roma anche il comune di Diamante. Quando dopo meno di un anno si è accorto che questo non era possibile, perché il sindaco si chiamava Gaetano Sollazzo e perché giustamente Gaetano Sollazzo ha chiesto all'amministratore di quel momento e a quello che doveva essere il padre nobile di quell'amministrazione di rispettare i ruoli, ha cominciato a scalciare. Questa è la verità, non altro. Non ci sono altre verità artefatte o inventate. È questa l'unica verità. Sì, Gaetano c'è vicino. È vicino a noi, lo ringraziamo. Lo ringraziamo per il suo apporto. Ma lui non è come te. Lui si mette a disposizione, ma non interferisce. Lui aiuta, ma non impone. Bravo. Tutte le nostre decisioni. Così come io, caro Ernesto, non sono poi così plasmabile. E questo lo sai bene, tant'è che hai cambiato strada. Gaetano Sollazzo ritengo non avesse ambizioni di rifare il sindaco, altrimenti si sarebbe candidato lui, perché avrebbe dovuto candidare un altro e stare alle spalle. La legge glielo consentiva, aveva fatto un solo mandato, poteva fare tranquillamente il secondo mandato. Invece a parer mio, con saggezza, con grande saggezza, ha voluto lasciare spazio contribuendo e ha voluto contribuire alla crescita di una nuova classe politica. Questa è la verità. Le altre non sono verità, sono mezze verità o proprio bugie. L'abbiamo chiamato.
sta diventando una, un leitmotiv, dirette Facebook dappertutto. Io arrivo a casa, apro la porta e trovo una diretta Facebook. Vado nella, nell'armadio, apro l'armadio e trovo un'altra diretta Facebook. Sta diventando un'ossessione. Ma non perché non si possano fare le dirette Facebook, ma per quello che si dice nelle dirette Facebook, dove con una sorta di delirio, no, alla Pippo Baudo, questo l'ho fatto io, questo l'ho dato io, questo le ho regalato io, si parla di cose e si chiacchiera senza avere idea di quello che si dice. Ha parlato dicendo di essere stato nelle contrade negli anni 70, non so a fare cosa, dove non c'era luce, non c'era acqua, volendo dire che adesso le contrade sono nelle stesse condizioni. È possibile, anzi è certo, perché lo abbiamo constatato che ci sono dei problemi. Ma nei 7 anni che hai fatto il sindaco, queste contrade di cui parli, te le sei dimenticate? E sempre nelle dirette, in queste dirette Facebook, volevo dire anche un'altra cosa. Si parla, si dicono cose tra l'altro che già esistono. Ho sentito il mio amico Francesco Bartalotto parlare del garante della disabilità. Francesco, già c'è il garante della disabilità, c'è da anni ed è in, ancora in carica. Il garante della disabilità ha collaborato con la precedente amministrazione e ha permesso, grazie anche all'assessore al welfare Maria Assunta Urciuolo, che saluto, abbiamo iniziato ad abbattere le barriere architettoniche dei marciapiedi e abbiamo dato l'unica discesa a norma per i disabili a mare alla Riviera Blè. Questi sono i fatti, gli altri sono chiacchiere. E mi avvio a concludere perché ci sono tantissime cose ancora da dire, ce ne sarebbero tantissime da dire, però io capisco che tutti quanti voi dopo un po' di tempo vi stancate, anche io mi stanco quando ascolto i comizi, mi stanco meno quando, devo dire, quando si parla come abbiamo fatto noi stasera di cose concrete. Io forse sono quello che almeno questa sera mi sono tirato fuori dal problema programma, dal problema progetti. Lo hanno esposto più di uno alla grande le nostre e i nostri candidati. Ma l'ho fatto perché da questo momento in poi, attenzione, dirò sempre la verità. Fino a questo momento, non che non l'abbia mai detta, sempre detto la verità, ma se potevo non parlavo. Adesso chiunque parla io rispondo, in modo che dovete sapere che le bugie non si raccontano. E quindi concludo dicendo che a tutti voi stranieri che però votate a diamante, il 7 luglio quando sarete nella cabina elettorale ricordate di votare noi, ricordate questi volti, ricordate questo logo, ricordate questa terra, perché avrete sicuramente la convinzione di votare per noi. Ma non per noi, perché voi sapete benissimo che votate per la crescita della vostra città, sapete benissimo che votando noi voterete voi stessi. Grazie.